Ogni qualvolta un artista espone in questa galleria è per me è un onore. In questo caso abbiamo un valente artista, Perindo. Grazie. Abbiamo iniziato in modo stupendo l'anno espositivo. È stato un anno molto ricco di artisti che si sono presentati con varie tematiche e con vari, diciamo, stili. Ed è bellissimo finire l'anno con un valente artista. Abbiamo qui uno storico d'arte, Guido Duolini, che ci presenterà meglio. Prego. Mario Perillo, buonasera a tutti. Intanto, Mario Perillo ormai è, se non altro, per noi fanesi, un artista acquisito. E questo lo dico non nel senso di un artista che ha raggiunto il suo livello e lì si è fermato, no, non in questo senso, è un artista molto importante. Solo che in genere si dice Mario Perillo, si dice, ah sì, il figurativo. Sì, il figurativo. In genere Mario Perillo è figurativo, in genere, quasi sempre. Più difficile invece è entrare un po' nel tipo, nella tipologia figurativa di Mario Perillo, che io non esito a definire, a ritenere in qualche modo metafisica. E adesso mi spiego, cioè metafisica è una parola grossa, perché il figurativo, il paesaggio, soprattutto il paesaggio di Perillo è un paesaggio metafisico, intanto perché non parte da una visione fotografica della realtà, è una visione che parte dal di dentro. Come arrivi o come inizi nel processo creativo il discorso figurativo di Perillo è difficile da dire. È una macchia originaria che poi raschia, che comincia a suggerire idee, che poi finiscono per diventare fantasmi veneziani, fantasmi di sapore orientale, fantasmi di persone, di movimento, di atmosfere. Niente, è un figurativo, ecco, lo vedete tutti, è un paesaggio, c'è addirittura un ruscello, un fiume, c'è in fondo il ponte, ma alla fine dove arriviamo? Arriviamo a nubi? Arriviamo a grosse onde di un mare in tempesta? Qual è il percorso che possiamo immaginare attraverso questi meandri? Dove ci conducono queste ombre in primo piano e la luce del fondo? Forse a una città, quella che vediamo sulla collina appena accennata, il contenuto che sta dietro queste forme, vanno dal notturno, dalla solitudine, dal viaggio, che è uno dei temi che continuamente appare. Qui c'è un bel panorama delle opere, dei temi che compaiono nelle opere di Perillo. Il viaggio è un altro di questi, ma ho detto, è il viaggio che conduce al mistero, alla scoperta del mistero. Questa parola è da tenere presente. E con questa parola io voglio chiudere e fare tanti auguri a questo maestro. Grazie.